tema che informa la sala nella quale ci troviamo in questo momento è la guerra di Crimea. Snodo fondamentale del periodo di riferimento del nostro museo. Con la guerra di Crimea si scardina l'architettura del Congresso di Vienna, che aveva sostanzialmente garantito un quarantennio di pace in Europa. Con la guerra di Crimea, come sappiamo, il Regno di Sardegna, grazie alle straordinarie intuizioni di Cavour, riesce a sedersi al tavolo dei grandi. Nella guerra di Crimea prende forma una figura professionale fino allora ignota, quella del reporter e del fotografo di guerra. Segnatamente ci soffermeremo sulle fotografie di James Robertson, che sulla scorta di quello che aveva iniziato a fare Fenton renderà una testimonianza appunto fotografica della guerra. È la prima volta, dopo timidi tentativi nella guerra fra Stati Uniti e Messico e nella caduta della Repubblica Romana del 49, è la prima volta che irrompe sul palcoscenico della storia la fotografia di guerra. Graditissimo ospite, che ringrazio moltissimo della sua cortesia e disponibilità per parlare insieme a me di questo tema e come sempre oscillare tra passato e presente, è Domenico Quirico, giornalista della Stampa. Penso che come pochi meriti di essere considerato anche un reporter di guerra, segnatamente anche un grande e competente appassionato di storia. Quindi ti chiederei innanzitutto come è mutata, non tanto dalla guerra di Crimea, dove la figura è embrionale, no? Ma diciamo come è mutata tra il Novecento e l'epoca attuale la figura del reporter di guerra e se addirittura ha forse senso ancora parlare di una figura del genere. Ma è mutata perché sono mutate le guerre. I reporter di guerra hanno seguito nel loro mestiere la mutazione della guerra, però con alcune caratteristiche che credo siano permanenti, che ci sono già paradossalmente nelle prime esperienze in Crimea. Cioè gli inviati, sono solo i fotografi, ma anche gli inviati della carta stampata, non so, penso a Russell, che scriveva per il Times, è sepolto credo a St. Paul con la scritta il più grande inviato di guerra di tutti i tempi, e quindi già si trovano di fronte ad una scelta: essere embedded, perché sono embedded anche il fotografo, è al seguito delle truppe britanniche, e nello stesso tempo incontrano la necessità di raccontare la guerra liberamente, cioè di esserci dentro. Questa contraddizione è moderna. Non a caso i generali dell'epoca, Cardigan, che era comandante dell'esercito inglese, non poteva vedere i giornalisti, li odiava e cercava in tutti i modi di mettergli i bastoni tra le ruote, come hanno fatto tutti i comandi militari della storia, quando i giornalisti non hanno accettato di essere strumenti di propaganda. Questo c'è già nella guerra di Crimea. Infatti Russell affitta un cavalluccio, pagandolo una cifra tremenda, cioè nelle sue memorie, e va sul campo di battaglia, della battaglia del fiume Alma, che debutta la guerra di Crimea, e cerca di vedere, e si trova di fronte alla domanda che ognuno di noi che ha fatto questo mestiere si ritrova di fronte ancora oggi: che ci faccio io qui? Qui ci sono degli uomini che si stanno ammazzando, uccidendo l'un con l'altro, e io sono qui per scrivere. Il senso della, come dire, separazione che c'è nell'essere in una battaglia senza essere combattente. E questa è una contraddizione che ognuno di noi che ha fatto questo mestiere, fa questo mestiere, continua a sentire. Diciamo che rispetto a quest'epoca, in cui poi Russell va e
e cerca di intervistare i sopravvissuti, di raccontare i luoghi, come ha fatto nelle fotografie. Non ci sono morti, questo è singolare, no? Cioè ci sono delle immagini che sembrano delle immagini di un luogo e non ci sono i morti. In qualche misura la censura di guerra ha funzionato col fotografo, non funzionò con quelli che scrivevano. E da quel momento comincia l'eterno duello tra l'informazione, tra il reporter di guerra che cerca di raccontare la guerra com'è e i comandi militari o la politica che cercano di raccontare la guerra come non è, cioè la guerra senza sangue, senza morti, solo vittorie, epopee. E questa è la storia della narrazione della guerra dalle sue origini, cioè dal momento in cui la tecnologia o ha portato alcune persone a viverla dall'interno, cioè noi, cioè quelli fotografi, giornalisti, cineoperatori, eccetera, fino ad oggi. Un eterno duello con chi cercava di deformare la verità tremenda, tragica, sanguinaria della morte per descriverla già come epopea, vittoria, eroismo, retorica, eccetera, eccetera, chi invece cercava di descriverla nell'umiltà tremenda del suo quotidiano. Uomini che muoiono uccisi da altri uomini. La domanda angolare del reporter di guerra è che ci faccio qui. Volevo chiederti invece se ti sei posto invece l'altra domanda: come lo faccio quel che devo fare qui? È in subordine quanto, diciamo, di questa preparazione emozionale e mentale poi trovava reale applicazione, o quanto invece gli eventi la scardinavano e ti imponevano invece di fare rotta tutto in un'altra direzione? La narrazione di una battaglia, io mi sono posto questo problema: come faccio a raccontare una battaglia? Adesso non sono più le cariche di cavalleria, in fondo la guerra di Crimea, le guerre dell'Ottocento sono ancora delle guerre che si svolgono in uno spazio diciamo limitato, alcuni chilometri quadrati, per cui addirittura il generale stava in alto, Napoleone poteva ancora controllare 30, 40, 50 mila uomini stando su una collina, già Waterloo, non ci riusciva più, però qui è ancora possibile. Oggi la battaglia è polverizzata o distesa su uno spazio molto più vasto o molto più ristretto, ma difficilmente raggiungibile. Penso alle battaglie urbane, io ho raccontato soprattutto guerre che si sono svolte all'interno delle città, Mogadiscio, Grozny, Aleppo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, come faccio a raccontare una battaglia? La battaglia è movimento, è velocità, è una accelerazione del tempo che ogni combattente sente dentro di sé. Cioè, c'è questo, in fondo non è cambiata la guerra rispetto all'Iliade, eh? Cioè c'è una pianura, parlo di queste battaglie qui, gruppi di uomini affardellati dalle armi che erano lo scudo di bronzo o il fucile, lo zaino, avanzano verso altri uomini, una nube di polvere, un grande silenzio, perché le battaglie iniziano sempre con un grande silenzio, un silenzio che ti entra dentro, che tocchi, quasi palpabile. Poi il rumore, i primi rumori, le fucilate o le mitragliatrici, l'aereo che passa, l'artiglieria. Entri nella dimensione nuova del tempo. Allora, per vivere tutto questo, devi esserci dentro, devi entrare anche tu in questa dimensione nuova del tempo. Sentire l'accelerazione non solo del tuo battito cardiaco, perché hai paura, e ogni combattente ha paura, gli zuavi o i bersaglieri come i combattenti di Aleppo, o tutti quelli che sono lì hanno paura, la paura li unisce, li vincola, li trasforma. Allora se sei lì senti tutto quello, e allora puoi cominciare a raccontare, cioè puoi cominciare a guardarti attorno, e ciò che vedi è la tua narrazione, non l'idea chi vincerà. Nessuno che combatte una battaglia sa se uscirà vivo, morto, vincitore o sconfitto. Nessuno, è impossibile davvero. Allora devi cercare di catturare quel ritmo del tempo, e per fare questo devi trovare una forma di scrittura accelerata che ti esplode in mano come le bombe, come le pallottole, in cui tutto quello che vedi attorno a te si mescola, si unisce, diventa un fluido continuo. Questa è la narrazione di una battaglia, moderna come la battaglia dell'Iliade,
Omero è stato il più grande inviato di guerra della storia. Nessuno ha raccontato la guerra dall'interno come lui. Siamo degli imitatori, noi, no? Tutti dei grandi imitatori di Omero. Allora, nel momento in cui tu riesci a cogliere questo tempo e lo trasformi in parole per chi lo leggeranno dopo, allora sei un onesto narratore della battaglia e della guerra. Questo è indipendente dal tempo. Allora, lo sforzo di tutti coloro che cercano di trasformare la guerra, che è delitto di massa, in narrazione politica per i loro scopi, è quello di impedirti di entrare in quel tempo, impedirti di essere all'interno di quella battaglia. Per questo è molto più facile narrare le guerre irregolari, in cui ci sono partigiani, combattenti, miliziani, eccetera, eccetera, che le guerre di eserciti. Perché il primo accorgimento di un esercito è quello di farti embedded, cioè di tenerti dietro, di farti vedere solo parti di quella battaglia, non farti entrare in quel tempo. Questo è un problema che esiste anche per i fotografi, anche per i fotografi. Allora, ci sono delle meravigliose fotografie delle battaglie urbane del XXI secolo, trovo meno belle, più, come dire, formali e quindi finte, le battaglie fatte al seguito dell'esercito americano, nell'Iraq 1, Iraq 2, eccetera, eccetera, in cui in realtà poi nessuno ha visto niente, ha visto il dopo, ha visto le conseguenze della battaglia, ma è un'altra cosa, è un'altra cosa. Ecco, in questa nostra, questo nostro oscillare spazio-temporale, torniamo un attimo alla Crimea, tu lo hai accennato, le fotografie sono fotografie neutre, potremmo dire, edulcorate, c'è il campo di battaglia, ma non c'è la percezione del sangue, della carneficina, sappiamo che possiamo usare il termine carneficina. Estremamente sanguinosa fu la guerra di Crimea. Ecco, ti voglio chiedere, era solo una questione tecnica o forse invece, visto che compare sul proscenio un protagonista nuovo, che è l'opinione pubblica, invece fosse tailorizzata un'illustrazione iconografica di questo tipo proprio per non ingenerare l'orrore, lo scempio che invece... Questo certamente esiste, cioè c'era un problema tecnico diciamo legato al carattere un po' primitivo della fotografia in quel tempo, in cui riusciva difficile fotografare, ad esempio, il movimento nel momento in cui si sviluppava, questo verrà dopo. Però c'è una scelta ideologica, cioè la rappresentazione della guerra che uno vuole dare. Tanto è vero che tra le fotografie e gli articoli c'è una netta separazione. Gli articoli degli inviati dell'epoca denunciano il carattere sanguinoso e assurdo della guerra, e le fotografie no. Tutto questo è lo sforzo di raccontare una guerra che in realtà non esiste. La guerra è soprattutto morte, la morte di alcuni e la sopravvivenza di altri. E c'è il tentativo di tenere separata l'opinione pubblica dalla... Cioè, entra in campo un terzo soggetto. È come se da questo momento, dal momento in cui ci sono le fotografie e gli articoli, le fotografie soprattutto, ci fosse un altro spettatore, che sono gli inglesi che leggono il Times, il Daily Mail, eccetera, eccetera, i francesi, gli italiani, eccetera, vengono le gazzette dell'epoca in cui compaiono le prime foto, le illustrazioni. E questo è uno spettatore che prima non c'era nelle battaglie. E la fotografia, se ci pensiamo, dalle immagini, come dire, neutre della guerra di Crimea in avanti, è diventata sempre di più denuncia del carattere feroce e tremendo della guerra. Ci sono fotografie che hanno cambiato il corso delle guerre. Penso ad una, la fotografia della bambina vietnamita, che corre verso il fotografo lasciandosi dietro il villaggio di My Lai che è stato bombardato col napalm. E quella ha modificato la coscienza dell'opinione pubblica americana e ha portato l'America a rinunciare alla vittoria nella guerra del Vietnam, per questo bisogna dirlo molto chiaramente, a rifiutarsi di accettare le condizioni di quella guerra,
Allora, la considerazione forse che si può fare è che fino a un certo punto questa denuncia e la forza, il vigore tremendo dell'immagine e della guerra qual è e non quale vorremmo, vorrebbero che noi la immaginassimo, ha cambiato la storia e ha determinato nell'opinione pubblica che guardava quella foto, che guardava quel filmato, un modificarsi delle sue idee. Oggi questo non avviene più. Credo che una delle guerre più fotografate sia la guerra di Siria. L'abbiamo vista forse minuto per minuto nelle foto straordinarie anche di fotografi italiani. E questo non ha determinato alcuna conseguenza nell'indignazione civile, etica, politica dell'opinione pubblica dell'Occidente. Zero. Siamo in una sorta di circolarità paradossale. Nel momento in cui abbiamo l'immagine più vera, più istantanea della guerra, siamo tornati alle conseguenze dell'immagine asettica e neutra dell'inizio di questa storia, cioè il fatto che la gente non reagisce. Su questo, noi che facciamo narrazione, dovremmo riflettere fortemente. Perché non operiamo più sulla sensibilità, sulla commozione degli uomini quando mostriamo le loro tragedie? Può essere che il fatto che, a differenza di quello che è stato il kick-off del nostro piacevolissimo dialogo, oggi c'è una bulimia, no? di immagini, può essere questo che ottunde un po' la nostra coscienza? E legato a questo ti chiederei, ha ancora senso parlare della figura del reporter di guerra o no? La moltiplicazione dell'immagine determina, questo non lo dico io, è una concezione ormai assodata, una sorta di atonia della sensibilità, cioè io vedo talmente tante cose che poi alla fine tutto mi si mescola in una sorta di continuum in cui non riesco più a neanche emozionarmi, perché mi sembra questo è certamente vero. Io credo che oggi quelli che vanno ancora a raccontare le guerre, e non sono più tanti, non sono più tanti, perché la tecnologia ha preso il nostro posto. Cioè per i giornali, si fa prima a setacciare qua e là su questo enorme mare della rete in cui c'è quello col telefonino, con la cosa che ha inquadrato questo e quello. Quindi mandare uno costa caro, in fondo costava caro già anche all'epoca della guerra di Crimea, cioè per ringraziarlo del fatto che aveva fatto dei servizi straordinari, Russell non chiesero la nota spese. Può sembrare buffo, ma questo è un problema che poi ognuno di noi si trova. Oggi la nota spese è il vero problema per mandare uno a raccontare la guerra. Pensate al Nagorno-Karabakh, che non è poi tanto lontano di lì, cioè il Caucaso di Tolstoi, dei cosacchi, eccetera. Boh, non ci ha mandato nessuno perché costa caro. Allora, quelli che hanno la fortuna o che possono, spesso sono dei freelance più che quelli dei giornali istituzionali, perché è gente che ha coraggio di buttarsi, di rischiare. Quelli istituzionalizzati magari hanno difficoltà a ottenere dal proprio giornale di andare in questi posti pericolosi, l'assicurazione, vabbè, insomma, vecchie storie. Hanno un obbligo maggiore ancora rispetto a quelli della guerra di Crimea, perché la narrazione fotografica con il film, con lo scrivere, dobbiamo pensarla più che come una possibilità di suscitare reazioni immediate, come una raccolta di elementi di prova. Cioè, noi raccogliamo attraverso il racconto, la fotografia, il filmato, le prove per quando qualcuno cercherà di negare che quelle cose si siano verificate, che quelle guerre siano state così sanguinarie, che quegli uomini siano stati ammazzati da loro. Noi raccogliamo le prove per i processi che si faranno prima o poi nella storia per ognuna di queste vicende, in cui ci saranno qualcuno chiamato a rispondere e noi forniremo l'atto di accusa.
un po' quello che ha fatto Solzhenitsyn con l'Arcipelago Gulag, no? Cioè già la storia della massacri del 37, dei campi di Gulag, eccetera, stava sparendo, c'era qualcuno che la stava raschiando via dalla memoria, volontariamente, proditoriamente, perché cercava di nascondere quello che aveva fatto. Allora l'unico modo era raccogliere le prove, perché un giorno si possa dire no, questo è accaduto, io ero lì, ho visto, ho filmato, ho fotografato, ho preso appunti, ho scritto. Questo è il futuro e il presente della narrazione di guerra.